Il paese che forse più di tutti ha legato il suo nome alla mafia, siamo a Corleone, dove oggi, esattamente a un anno dalla morte di Totò Riina, un asilo viene intitolato ai bimbi uccisi dalla bomba di via dei Giorgofili e la strada dove abitano ancora i familiari del boss viene intitolata al magistrato Terranova. Raffaella Cosentino. Non più appunto ricordata come la strada di Totò Riina, ma sarà ricordata come la strada di coloro i quali hanno combattuto, lottato e sconfitto, insomma, dal punto di vista culturale e materiale, la mafia. Cambia nome a Corleone la strada della casa del defunto boss Totò Riina, in cui ancora c'è la vedova Ninetta Bagarella al civico 24, che da oggi non abita più in via Scorsone ma in via Cesare Terranova. Il giudice, ucciso insieme al poliziotto della sua scorta Lenin Mancuso il 25 settembre 1979 per ordine dei corleonesi. Un'iniziativa della commissione straordinaria che ha guidato il comune sciolto per mafia per 27 mesi. Il segnale che diamo alla città come memoria attraverso l'intitolazione della strada, che è stata anche un po' il simbolo della presenza mafiosa a Corleone, intitolarla Cesare Terranova significa lasciare un segno. La commissione, composta da 3 donne, sta per lasciare l'incarico perché domenica 25 novembre ci saranno le elezioni con 3 liste e 3 candidati sindaci, tutti uomini. Ha fatto scalpore qualche tempo fa la richiesta di Ninetta Bagarella di rateizzare la tassa dei rifiuti dopo che le era stato chiesto di pagarla da parte della commissione prefettizia. Se si avvia un'azione di recupero dei tributi, si è avviata a 360 gradi e quindi senza esclusioni. La CIA scopre la prova che inchioderebbe il